Oggi proveremo un approccio che tratteremo uno dei videogiochi storici, classici, intramontabili del passato. Another World. Allora, dall'introduzione vedremo uno scienziato, cioè noi, il protagonista quindi, alle prese con un esperimento che va a puttane, tra l'altro, questo esperimento, guarda caso, e verremo catapultati in un modo un po' così in un pianeta sconosciuto, pieno di alieni, sanguisughe che te mettono il veleno addosso, bestie, laser, eccetera, eccetera. Questo è un platform scorrimento orizzontale, come gli altri, caratteristiche sono le stesse. Ed ecco qua l'inizio. Questo è il nostro pianeta. Questa è una vasca, una piscina alla quale usciamo. In alto a destra vedete la bestia dalla quale dobbiamo fuggire assolutamente. Questo è un alieno, un tentacolo tipo hentai, no? Quelle sotto sono le sanguisughe, noi corriamo, cerchiamo di sfuggire. Attenzione, liscio, clamoroso. Questa è la bestia, dobbiamo correre, sfuggirla, proviamo a saltare, affanculo. Ok. Siamo morti perché queste sanguisughe maledette ci iniettano un veleno se ci toccano. Quindi ci abbassiamo e col calcio basso le eliminiamo una alla volta. Piano piano perché intanto la bestia ci sta aspettando dall'altra parte. Quindi piano piano, piano piano andiamo avanti come i matti. Eccola qua. Noi scappiamo, scappiamo, scappiamo saltando perché corri più veloce, dicono. Come negli FPS corri più veloce col coltello in mano. Ok, ci aggrappiamo alla liana, scappiamo più veloci della luce, fino ad arrivare ad un ostacolo, ed ecco qua, l'alieno, gli alieni, la forma di vita umanoide, diciamo, con fattezze umanoidi. Posto, noi salutiamo, con accenno di sorriso, po' super poker face. E la serata, che fa sempre bene una serata a petto, dopo mangiato soprattutto e soprattutto dopo aver fatto un esperimento. Ci risvegliamo in una cella con un nostro amico, il nostro amico che ci porteremo fino alla fine del gioco, tra l'altro tra parentesi l'ho finito questo gioco quindi non ci sono sorprese per me, che è stato imprigionato anche lui dentro la nostra cella. Andiamo ad oscillare a destra. E sinistra, destra, sinistra, oscilliamo, oscilliamo. Non ce ne frega niente se c'è sbrocca il tipo di sotto, tanto atterriamo sopra di lui e siamo pronti alla fuga. Per terra ricordatevi di raccogliere. Andiamo, andiamo. Ricordatevi di raccogliere la pistolina che sarà obbligatoria per il gioco. Tenendo premuto il super raggio. Sì, se sto venendo, siete da una carmata. E se premete tipo a metà. Fanculo. Sì, spara ancora con la pistoletta. Premete rapida successione per spari singoli. Tenete premuto, diciamo, a metà, fino alla sfera diventa leggermente grossa, per creare una barriera. E poi tenete premuto ancora più il tasto per creare il super mega razzo, che infrange le barriere e ci permette di ammazzare i nemici. Tanto facciamo un po' di prefire perché è tanto da pro. Oh, attenzione, attenzione. No, vabbè, vaffanculo, porco. Ricominciamo per l'ennesima volta. Non so perché sto parlando in falsetto, ma ricominciamo l'ennesima volta. Prefire perché è sempre da pro. Attenzione, mandiamo avanti il getto. Ecco fatto. Abbiamo ammazzato il primo tipo. Intanto, questa è la barriera, come vedete, no? Mandiamo avanti, andiamo avanti. Occhio che... Madre di Dio! Ok, perfetto. Vedete, no? Noi creiamo tante barriere, super raggio, rompiamo la sua e lo... Porco... Me l'ha messo in quel posto. Allora, ricominciamo. Barriera, barriera, ok, intanto che il nostro amico codifica non si sa che cosa. Ammazziamo il tipo, barriera, barriera, spariamo, uccidiamo, barriera. Oh, via fai, che t'hanno steccato in informatica? Santo Dio. Eri assente al corso di hackeraggio, amico mio. No, vabbè, sta cosa non l'ho capita. Ma
Ma va bene lo stesso. Allora, facciamo un giro con l'ascensorino e qua vediamo, no? Una sorta di panoramica della città sottostante a questa cupola, questa prigione, chiamatela come volete. Sparo perché ogni tanto scappano fuori come i matti, quindi non è perché sono paranoico, ma perché qua è una cartaccia. Ok, scendiamo, ammazziamo quello, colpiamo la parete che serve per liberare la protezione, è vero. Ok, qua spacchiamo, scendiamo. Tanto che il tizio libera, noi corriamo per scappare. Perché tanto alla fine lo scopo del gioco è quello, scappare da questo mondo un po' così, un po' perverso, un po' corrotto, diciamo. Allora, andiamo a sinistra perché non mi ricordo mai. Ecco fatto. State attenti al gas che uccide. Continuiamo ad andare a sinistra. Va bene, non c'è due senza tre, lo facciamo ancora la terza volta. Andiamo a destra, perché a questo punto andiamo a destra. Andiamo a destra, andiamo a destra. Non bisogna andare a destra, perché si muore come pochi. Ma secondo me andrei ancora a sinistra, però stando attento al... Santo Dio, a sto sbuffo malefico. Ci dovrebbe essere un altro, tra l'altro. No, non c'è. Ok, scendiamo. Ruzzoliamo come pochi. Ottimo. Allora, sinistra. Attenzione a questo raggio maledetto, questo gas di scarico. Così, diciamo. Qua in campana. Occhio, piano, piano. Madonna che ansia. Arriva, non arriva? Arriva o non arriva? Non arriva? Piano, piano, piano. Mamma mia, corri, 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 corri. Ok. Sì, ta, ok. Scappiamo giù, te prego signore Dio, facciamo che destra sia la volta buona, sinistra, speriamo che non ci stanno altri sbuffi, speriamo, 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 speriamo. Mamma mia, super sfangata. Qua ci ricarichiamo la pistoletta dall'energia laser. No, queste non si aprono, giusto? Bisogna spaccarle. Le spacchiamo e ci ricarichiamo di nuovo, no? Perché non ho mai capito se in effetti c'è un consumo di un certo tipo, oppure se è la storia che determina i consumi. Sembra tipo una frase tipo filosofica, insomma. Ok, cominciamo, spariamo, ammazziamo tutto ciò che ci compare, tanto il nostro amico in primo piano viene inseguito da 800 miliardi di guardie. Ok, qua bisogna andare giù, anzi a destra. Prendiamo una rincorsa chilometrica, salto lungo. Ok, un po' di prefire che fa tanto pro, il nostro amico che scappa. Super corsa, attenzione ragazzi, me la sono gestita da Dio. Qua apriamo un buco alla derecha. E questa è la parte più drammatica del gioco, secondo me. Mamma mia che... Non mi ricordavo se quella era la cosa giusta. Andiamo per di qua. Per di qua. Corriamo, là sopra i tentacoli lievitiamo. Mamma mia, le rocce maledette. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Mamma mia, che liscio, ragazzi. Perfetto. Corri. Allora, qua è una tragedia di Dio, perché? Perché qua si muore in un secondo. Andiamo, proviamo, piano, piano. Niente. Piano, piano, non va bene. Forte, forte. Proviamo a saltare. Tanto proviamo a sparare. Niente. Saltiamo. Tensione, liscio. Saltiamo. Occhio a non finire sotto, perché sotto ci spaccano le gambe. Ecco fatto. Ci ha trascinato sotto e mo ci si beve. Riproviamo. Cristo santo, che liscio. Altro liscio. Proviamo. Mamma mia. Proviamo. Ok. Qua. Cambogia assoluta. C'è tipo un pixel sul quale andare. E beh, stupendo. Stupendo. Sto pezzo l'odio. L'odio anche perché mi fanno schifo i tentacoli, mi fanno schifo le cose che vengono con mille denti, cose brutte. Mamma mia, che liscio. Occhio là. Ah, ok, super sfangata.
Andiamo avanti, sperando che non ci sia altro schifo, perché non mi ricordo. No! In teoria questa è regalata, perché non ci dovrebbe essere niente. E ok, rompiamo qua. Che da qua uscirà poi l'acqua. Ed riempirà praticamente tutto quanto. Tutti questi cunicoli saranno immersi d'acqua. Perché questo? Perché dobbiamo scendere e liberare, sparare, vedrete poi, non rompete le palle, santo Dio, pazientate. Ci sta a fare tutto da solo, perché entra da una calmata? Allora, ammetto che il video è stato un po' tagliato, il video durava tipo 767 ore, più o meno, è stato tagliato in un mezz'ora di gioco. Il nostro draghetto verrà imprigionato da questi tentacoli, noi saltiamo su queste stalattiti o stalagmiti, non ricordo mai quali sono quei pezzi di pietra che pendono dal soffitto. Noi spacchiamo questa roccia tipo trampolino, saliamo, ok, saltiamo il primo, saltiamo il secondo, e il terzo non lo salti? Che fai? Ok, riproviamo. Sì! La barriera, perché la barriera qua è utile, ma di un'utilità imbarazzante. Ok, qua rompete e dovete correre come se non ci fosse un domani. C'è un domani, non mi interessa, io corro. Corri, ok. Adesso che abbiamo liberato l'acqua, perché? Perché adesso vedrete il motivo. Possiamo proseguire il nostro viaggio. Qua c'era una cascata, no? Se non liberate l'acqua, se moriva. Questo è il nostro amico che è intrappolato, come vedete, da questo perno. Come vedete sotto, no? Che ce litiga, lo prova a spostare, ma serve il nostro ausilio, serve il nostro aiuto. Quindi dobbiamo scendere, uccidere qualsiasi cosa ci viene incontro. E dà una mano al nostro amico. Cominciamo.